Ben trovato a Sandro Caridi, tecnico della Stilese. Ciao Sandro. Buonasera a tutti. Allora Sandro, come hai vissuto questo lungo periodo di stop? Ma è stato un periodo dove purtroppo siamo stati fermi in tutti i sensi, lavorativamente parlando, anche col calcio c'è stato uno stop incredibile, c'è stato un pezzo di storia che i nostri bimbi studieranno sicuramente, perché questo a livello economico-sanitario è stato, penso, il periodo più brutto che ad oggi che ci sia stato. Ecco, quindi siamo stati in casa con la famiglia, abbiamo cercato di studiare un po', vedere partite vecchie, vedere quello che si è fatto, vedere anche quello che si potrebbe, qualche accorgimento che potremmo migliorare comunque tutti. Abbiamo studiato un po' poco, nemmeno tanto, però almeno in questo è servito per ripassare qualcosina, via. Sì, immagino. Ascolta, è ufficiale lo stop dei campionati. Cosa ti aspetti che decida ora la Lega Nazionale Dilettanti? Guardi, io non ho mai parlato di quello che mi aspetto a livello dilettantistico. Ci sono gli organi competenti e loro devono decidere il meglio per le regioni. Ecco. Noi sappiamo di aver fatto un campionato, potremmo dire, Perfetto. poco più che esaltante. Ecco. Quindi abbiamo fatto, mi sembra che abbiamo fatto 4 pareggi, una sconfitta e tutte vittorie. Il campionato dalla prima giornata fino alla, diciamo, fino a che è durato, ha avuto sempre una capolista, ha avuto sempre una squadra al comando. Quindi il nostro campionato penso che sia sugli occhi di tutti. Quindi non so quello che decideranno, ma se decideranno di far salire a classifica congelata la prima in classifica, penso di non aver rubato niente, ma anzi di aver meritato tranquillamente la promozione. Ma in effetti la tua squadra ha fatto veramente, come dicevamo, un gran campionato, partendo subito a razzo, ma era già prevista questa partenza, questo campionato era già tutto previsto. No, anche perché già una volta mi hanno fatto questa domanda. Una volta che abbiamo trovato l'accordo di nuovo, la mia riconferma con la società. Io avevo impostato determinate cose con loro, ma la Stilese non mi ha mai chiesto di vincere il campionato. La Stilese mi aveva chiesto di fare un campionato di vertice, per divertirsi, come stanno facendo ormai da 2 o 3 anni a questa parte. Io ho chiesto di tenere la maggior parte dei giocatori che avevo l'anno prima, e quando siamo partiti mi sono ritrovato senza difesa, perché dall'anno prima non ho avuto né Certomà né Romeo e né Manno, che comunque sono 3 giocatori che l'anno prima sono stati molto importanti. Abbiamo iniziato la Coppa Italia, mi ricordo, contro il Sassale, un 4-4, senza difesa. Abbiamo giocato a Monasterace con un'altra difesa inventata, le prime 2 di Coppa Italia, e nella settimana prima del campionato hanno firmato 3 difensori, 2 difensori e un esterno, e da lì abbiamo iniziato. Dalla prima giornata abbiamo fatto penso 10-11 vittorie di fila, un pareggio e la sconfitta, unica sconfitta con il Gioiosa l'ultima giornata di campionato. Ci siamo trovati là dopo 10 vittorie di fila. È normale che poi 10 partite, 30 punti, è normale che ormai pensavamo che era la nostra portata a vincere il campionato. Poi le qualità dei miei giocatori non li vengo a scoprire io, sicuramente Infatti. ci sono dei calciatori che anche per l'eccellenza farebbero comodo a tanti. E infatti nell'eventualità appunto che si decida per l'eccellenza da parte della Lega sarebbe un giusto premio per la squadra, il tecnico e anche la società. Ma sicuramente è un giusto premio per i giocatori,
perché la Stilese ha vinto il campionato grazie ai giocatori. I giocatori vanno in campo, non va né l'allenatore né il direttore sportivo. L'allenatore e il direttore sportivo hanno avuto altri compiti importanti. Sicuramente il direttore nel tenere unito delle certe situazioni e l'allenatore di partire, diciamo, delle situazioni dove in queste categorie, secondo me, dovrebbero pensare tutti a impartirle. Ecco, nel senso, queste categorie mi piacerebbe vedere, come è stato fatto nella mia squadra, un gioco un po' più fluido. Qua puoi sperimentare, perché comunque sei in delle categorie dove puoi sperimentare, puoi vedere come giocare la squadra, puoi far vedere anche in un campionato di promozione che la palla non si alza quasi mai. E noi ti posso dire che ci siamo riusciti benissimo, attaccavamo la profondità quando era giusto, con qualche lancio, ma poi il gioco è stato sempre la nostra prevalenza. Sì, magari è ancora presto per parlarne, ma immagino si stia pensando già alla prossima stagione. Guarda, noi la società, io la società ho detto, noi ci sentiamo al momento dell'ufficialità tra la fine dei campionati e quello che decidono. Se decidono che la Stilese deve andare in eccellenza, dal giorno dopo ci vediamo, ci guardiamo un attimino negli occhi, parliamo, vediamo quello che si vuole fare e poi decideremo tutti insieme, come abbiamo fatto in questo anno e mezzo che siamo stati insieme. Da quando sono arrivato io è stato solo un crescendo, sia a livello umano che a livello calcistico che a livello di punteggio, ed è stato veramente un anno e mezzo ricco di soddisfazioni, e questo mi fa piacere soprattutto per i ragazzi, perché quando arrivai a Stilo io vidi una situazione piatta e molto triste. E questo mi inorgoglisce ancora di più. Vedremo ancora Sandro Caridi, quindi sulla panchina della Stilese. Guarda, non si sa mai, il calcio sorprende alle volte, quindi io ti dico di sì, perché comunque con la società la pensiamo allo stesso modo. Abbiamo una stima reciproca che va anche oltre il calcio, ho conosciuto delle persone veramente di spessore umano, però non si sa mai, ecco, questo non si può dire ancora perché ancora è tutto fermo. Non dobbiamo essere ipocriti come lo sono anche magari in categorie superiori, sicuramente bisognerebbe stare qua e là, però se arrivano, come si vuol dire, chiamate molto importanti, non importanti, e uno deve valutare il tutto. Certo. Vuoi ringraziare qualcuno per questa stagione appena conclusa? Possiamo dire conclusa ormai. Guarda, i ringraziamenti vanno solo a prescindere da come si conclude, ma bisogna ringraziare la società della Stilese che ha messo in condizioni sia lo staff tecnico che i giocatori di esprimersi al 100%, nel senso che ci ha messo nelle condizioni di allenarci a Monasterace e giocare a Monasterace in un campo in sintetico buono, un campo di ultimo, quasi di ultima generazione. Quindi noi ci allenavamo in un manto sintetico abbastanza buono, giocavamo le partite in questo campo che comunque è abbastanza buono. Quindi la società ha dovuto spendere anche per questo. A Stilo non ci facevano più giocare perché il campo ormai è un disastro totale e non è stato facile per la dirigenza sicuramente fare un passo in più. Quindi questo li devo ringraziare perché ha messo nelle condizioni sia lo staff che i giocatori di allenarsi al 100%. In più bisogna ringraziare anche il Monasterace che ha dato la possibilità alla Stilese di fare questo, alla grande
il grande supporto che comunque hanno dato anche loro, perché comunque avere due squadre in promozione, allenarsi sullo stesso campo, magari è un po' difficile. Invece sono state veramente di una disponibilità unica, di un'accoglienza unica. Quindi mi piacerebbe anche ringraziare la società del Monasterace, che è stata una sorta di fratellanza nello stesso campo. Ecco. E questo è il bello, anche questo è il bello del calcio, Poi aggregazione. stiamo parlando a livello di ringraziamenti fuori, perché ai miei giocatori non vale nemmeno la pena dirlo quanto mi fa piacere, se dovesse finire in positiva la stagione, per loro, se dovesse finire in positivo, sono veramente felicissimo per loro, perché loro sono i veri protagonisti comunque di una, diciamo, se arriva a una vittoria di campionato. Certo, il giocatore sicuramente, la società pure, ma il tecnico sicuramente non è da meno. Vabbè, questo poi lo vedremo più in là. Io sono felice di aver contribuito a una rinascita, diciamo, e forse magari a una. Non so se la Stilese sia stata mai in eccellenza, ecco, quindi se è già stata una rinascita comunque di una conoscenza magari nel calcio regionale, che forse è il più, mi sembra che l'eccellenza sia la massima espressione regionale del calcio. Quindi far arrivare la Stilese in eccellenza mi inorgoglisce, perché sono sicuro che a Stilo sono veramente contenti, sempre se dovesse arrivare. Ecco, questo non, ancora non è ufficiale niente, quindi mettiamo congiuntivo Bene, condizionale. Sandro, è stato un piacere rivederti, anche se attraverso il video. Ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito per questa videointervista e speriamo di rivederci presto sui campi di calcio. Grazie, vi saluto anche a voi, è stato un piacere. Speriamo veramente che questo momentaccio passa e da agosto magari incominciare a riprendere qualche allenamento e ripartire come si è lasciati. Ecco. Quindi lo spero anch'io.